sono, anzi siamo, Stefano Turoll. 1, 2, 3, 4. Verso il nord Italia, dove il vento soffia impetuoso sulle Alpi, salutami una persona cara che vive là, che un tempo è stata il mio più grande amore. State? Tutto bene. Bene, grazie. Come vi chiamate? Io sono Stefano Turoll, cantautore, e loro suonano per me stasera. Sono Davide Vergnano al violino e Martino Vergnano al mandolino e flauto. Come vi siete formati? Ma allora, il mio progetto è nato tanti anni fa, nel 2009, dall'inglese è passato all'italiano. E loro mi accompagnano questa sera, ma ci conosciamo appunto dal 2009, perché abbiamo suonato tante volte in vari gruppi insieme. E quest'oggi saremo ancora qua. Quali sono i tuoi riferimenti musicali? Ma sicuramente guardo al passato, dai Beatles in poi, come italiani, Lucio Battisti, comunque tutta roba retro. Cosa ti spinge a far musica? È un'esigenza che ho interiore di esprimere i miei sentimenti. Fondamentalmente vivo la vita e poi quello che mi colpisce passa da dentro ed esce come musica, ecco. Direi la stessa cosa che ha detto Stefano, sì, un'esigenza, una voglia di esprimersi, che parte da quando si è chiusi in casa e poi non importa dove dopo, però prima di tutto e poi condividerla, provare a entrare in contatto con gli altri, credo. Sì. È un modo di entrare, è un linguaggio, un modo di entrare in contatto con gli altri. Alla fine, grazie alla musica, anche come oggi, si fanno delle conoscenze così, mentre si fanno i suoni, mentre sempre un'esperienza, un bel momento. Sono pienamente d'accordo, concordo, e anche per me, fin da quando ero piccolo, ho sempre sentito questa forte esigenza di esprimermi con la musica, e sento che i suoni sono un modo per comunicare quello che sono io e per stare bene insieme agli altri. È importante per te il testo delle canzoni? Ma allora, certamente è importante, però secondo me è più importante la melodia. Quindi deve avere una bella melodia, una canzone deve essere una bella canzone. Uno può anche parlare in un'altra lingua, non importa. L'importante è che mi arrivi qualcosa, ecco. E poi certamente il testo comunque fa parte della canzone, quindi sì. E di cosa trattano? Ma allora, io essendo un cantautore parlo di vita, di cosa voglia dire essere una persona, d'amore, e quindi anche in mezzo alla società. Come avviene il processo creativo affinché tu crei una canzone da zero? Ma allora, io solitamente prendo in mano la chitarra, cerco dei giri che mi piacciono e poi da lì una melodia e poi da lì un testo. E poi ci tengo a dire che vado da lui, che produce tutti i miei album, tutta la mia discografia, e faccio sentire quello che ho composto, lui mi dà dei consigli e ci crea sopra un arrangiamento. Questo vuoi dire qualcosa tu? Ogni volta è una situazione diversa, non c'è mai, per quanto alla fine gli ingredienti siano sempre gli stessi, però pochi ingredienti, ma si combinano sempre in maniera diversa, è una sorpresa anche per noi. Iniziamo sì. Partiamo con 4 accordi e un testo e non sappiamo dove va a finire, anche quello bello. Ogni volta vediamo, non abbiamo mai dei preconcetti. E in tutto quanti dischi hai fatto? Sette. Dal
Hai incominciato? Allora, nel 2009 ho cominciato con un EP in inglese che non ho mai pubblicato, poi è servito come, diciamo, slancio per poi creare altro, però è un bel ricordo. E poi dopo varie esperienze in gruppi, anche con loro, i AJ Tyndall, citiamoli, con Carl al basso, è stato il nostro primo gruppo, sempre in inglese, poi da lì c'è stata l'esigenza di passare all'italiano e quindi dal 2012 ad oggi sono 7 album. L'ultimo uscirà il 30 settembre, lo trovate ovunque, su Spotify, YouTube e tutti i digital store. Ogni mattina con gli occhi e i sogni si fondono in te. E se il finale è più bello che possa mai esistere, raggio di luce che filtri nel buio delle finestre e porti il giorno schiacciando paure ed ansie della notte. Tu sei la realtà, magnifica, che supera qualsiasi fantasia. E non è mai scontato il vivere con te, c'è sempre un'emozione nuova nello stomaco. Live, concerti, vi terrorizza il palco o vi piace? No, assolutamente no, è bellissimo, bellissimo. Poi dopo 2 anni di pandemia non vedevamo l'ora e poi ci tengo appunto a dire che appunto suonavamo tanti anni fa insieme e oggi saremo di nuovo insieme, quindi sarà un'emozione bellissima. E anche per me il palco è un momento bellissimo, come adesso abbiamo finito di fare il sound check. È un momento magico, a volte sei, come è capitato adesso, ci siamo noi e il fonico e va bene così, è già bellissimo così, poi quando ci sarà gente sotto il palco ancora meglio, ma ce lo godiamo proprio dall'inizio, dal momento in cui attacchi il primo cavo, il primo microfono. Eh sì, il contatto con il pubblico, le persone è fondamentale, una parte importantissima del compimento di tutta la creazione artistica, di tutto il lavoro, quindi poi l'entrare in relazione così è magico. Vi piace più il momento più intimo delle prove o il momento sul palco? Ma entrambi sono belli, perché comunque la preparazione insieme è un bel momento già per trovarsi, divertirsi e capire anche come svolgere poi il concerto, quindi è intrigante da quel lato. Poi sicuramente il palco è fantastico, cioè, perché poi è il risultato di tutto un lavoro sia in studio che nelle prove e poi appunto davanti a un pubblico. Secondo me è anche doveroso a un certo punto confrontarsi con live, piccolo o grande che sia, perché finché uno è al sicuro nella sua cameretta è bellissimo, è giusto, si crea un mondo, però poi è giusto condividerlo con gli altri. È come quando cucini qualcosa e poi la fai assaggiare agli altri, a chi è intorno, non per sentirsi dei complimenti, ma per condividere. Per condividere, e magari qualcuno ti dice quella pasta è venuta scotta oppure al dente, la condivisione secondo me contribuisce a creare, a continuare quel momento che nasce dalla camera, dalla casa, e necessariamente va condiviso poi con gli altri. Ma è un'idea mia questa. Qual è il posto in cui siete andati a suonare che vi ha emozionato di più? Noi tre insieme, intendi? Sì. O singolarmente? Ma ce ne sono stati tanti, tanti e diversi. Insieme ricordo così al volo una festa della birra che è da Vigliana, che è stato molto bello. E da solo forse direi l'Off Topic di Torino, perché tra il pubblico ho avuto la fortuna che ci fosse gente, musicisti famosi, ecco, che erano a vedere me, quindi è stata una roba veramente strana. Per me è come chiedere se vuoi più bene alla mamma o al papà. Sono tutti belli, sarà una banalità, però
veramente dal concerto quando ci sono quattro gatti a concerti dove abbiamo suonato anche con altri progetti con migliaia di persone. È sempre una fortuna, perché veramente la vita è imprevedibile sia nel bene che nel male, quindi godersi ogni momento per me è sempre bello, non potrei dirne uno in particolare. E io, se dovessi dire, ricordo con emozioni molto forti il concerto dove ho suonato con più pubblico, c'erano 10.000 persone. Lo metterei a pari merito come il concerto dove magari ce n'erano 4, 3, e quindi l'empatia è la stessa. Avete una scaramanzia, un rito che voglia entrare sul palco? No, io non sono superstizioso. No, vabbè, è bello condividere il momento insieme, anche dirsi cosa si prova, secondo me. Sì, no, sì sicuramente, se capita qualcuno all'ascolto, qualche gruppo alle prime armi, godersi ogni istante, che è tra l'altro anche un titolo di un album di Stefano, in un istante. E goderselo fino in fondo, e veramente dal momento in cui salite sul palco per i suoni fino a quando finisce. Per voi è importante l'abbigliamento, le visual su un palco? Ma è importante essere se stessi, secondo me. Quindi cercare di vestirsi come uno sta bene, no? Devi essere naturale. In questo caso, vabbè, il mio look può sembrare un po' particolare, ma in realtà a me piace molto, si ispira sempre agli anni 60, Bob Dylan, però io mi ci ritrovo, quindi non è che mi vesto così per farmi vedere, proprio sto bene. In realtà noi volevamo essere una boy band, e poi abbiamo visto che ormai siamo fuori tempo massimo e le palestre non ci vogliono più per scolpire il fisico, e quindi abbiamo deciso di puntare solo sulla musica e non più sull'aspetto. Però erano partiti con quell'obiettivo all'inizio, diventare i nuovi ragazzi della Compagnia delle Indie. Quando mi sento un po' in affanno nel meccanismo del mio lavoro, ripenso sempre al tuo sorriso e apro la finestra sul giardino e respiro l'aria straordinaria, respiro l'aria straordinaria. Lockdown. In questi due anni siete riusciti a continuare il vostro progetto? Sono stati due anni di depressione? Ma devo dire, all'inizio è stata dura. Mi sono sentito un po' chiuso, un po'... E poi però, stando in casa, qualcosa dovevo fare. L'unica cosa che avevo era la musica. Quindi è stato un periodo di tanta ispirazione e creatività. Perché alla fine ho scritto due album, Cattivo e Meraviglioso Mondo. E poi questo, che uscirà a settembre, saranno 20 canzoni. Quindi ne ho scritte 28. Anzi di più, perché qualcuno l'abbiamo scartata, sì. Ma è perché per me era una terapia, cioè mi mettevo lì, scrivevo, e qualcosa di buono sicuramente è uscito, sì. Tu fai solo questo come mestiere? Ma attualmente faccio anche l'artista di strada, e quindi sì, sempre musica, e poi faccio un po' il cameriere, che è sempre stata, diciamo, una cosa già di famiglia, perché i miei avevano un bar nel centro a Giaveno. Quindi sono cresciuto lì, e anche il contatto col pubblico è sempre stato importantissimo per scrivere. Per me il lockdown è stato bellissimo, un momento, un'opportunità, un momento magico, devo essere sincero. Io abito in montagna e da lì riesco a intravedere addirittura Torino e a volte anche le Alpi Marittime, una punta lontana.
e in quei mesi riuscivo ancora un po' a leggere i nomi sui citofoni delle abitazioni più lontane. L'aria era pulita. Secondo me nei momenti in cui si riesce a star bene da soli, poi dopo uno può stare bene anche in mezzo a tanta gente. Bello, un bel momento. Anche io l'ho vissuto molto bene, quindi come un momento introspettivo. Ho letto tantissimo, e ho fatto esercizio, prendevo il sole sul terrazzo, non sono mai arrivato all'inizio dell'estate così abbronzato come quell'anno. E quindi ho cercato di sentire tutte le persone che non si, per ovvi motivi non ci si poteva vedere, però telefonicamente, quindi stando comunque in contatto. E quindi secondo me è stato un bel momento di riflessione. Social, li usate? Non li usate? Li odiate? Ma guardi, io li uso per la musica. Essenzialmente per la musica, quindi per me è un veicolo importante per arrivare a tanta gente che probabilmente non mi conoscerebbe se non ci fossero, quindi non posso dire che non li uso, però non mi piace tanto mettere momenti privati, quelli me li tengo per me. No, okay. Io no, per niente, ma non odio niente, nessuno, quindi nemmeno i social, semplicemente no. Non li uso, non sono avvezzo. Io solo Instagram perché mi piace la fotografia, quindi trovo un sacco di belle foto su Instagram, in mezzo anche a tante brutte foto, ma nel mucchio. Hai già fatto o hai in progetto di fare dei videoclip? Ne ho già fatti tanti. Trovate tutto su YouTube. È stato anche girato un docufilm sul mio percorso cantautorale e adesso è appena uscito il video del mio ultimo singolo, Magnifica. Quindi se volete dare un'occhiata, volentieri. Dove? Com'è il canale su YouTube? È Stefano Turolla, cantautore, cioè, ma Stefano Turolla, basta, che è il mio nome, ecco. Progetti futuri? Ma c'è questo bel progetto insieme, in trio, appunto con chitarra, voce, mandolino e violino. Abbiamo intenzione di fare un po' di concerti quest'estate, dove ci chiameranno. Vuoi lasciare i tuoi riferimenti social? Sì, allora YouTube Stefano Turolla, anche Facebook e Instagram uguale, quindi mi trovate lì. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Beatles, Elliott Smith e Sparkle Horse. Rain Wolf, Do-Rag e Stefano Turolla. Bach. Qualunque ascolto di musica tradizionale irlandese può dare un bel aiuto. E poi il resto, direi di aprirsi senza nessun tipo di senza limiti a tutti i generi, perché alle volte per me è stato molto stimolante dire: ma ho sentito nominare, non so, Chico Buarque di Olanda, l'ho sentito nominare, chi è? Me lo vado ad ascoltare. Oppure ultimamente mi sono ascoltato della musica Sukus, Zaire, congolese, africana, qualunque cosa, spaziare veramente in tutti i generi. Mi permetto, perché dicevi che lo ascoltano anche, lo vedranno dei giovani del posto, andare ai concerti dei vostri vicini di casa, magari c'è anche quella piccola e sana rivalità delle band di paese, andare, diventare amici, farsi la guerra come Beatles e Rolling Stones, anche proprio a livello locale, senza snobbare nessuno, perché magari scoprite che il vostro vicino di casa è il prossimo John Lennon, o siete voi, e il vicino di casa è Paul McCartney, chi lo sa. E c'è sempre qualcosa da imparare. Anche magari da qualcuno in paese che vi sta sulle balle. Perfetto, molte grazie. Grazie a te. Grazie a te. Luca. Grazie, ciao, ciao. Grazie a Cinema Vecchio. Ooh, 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 ooh.
poi penso che invece ci sei tu. Stai con me, stai con me ancora un po'. Stai con me, stai con me ancora un po'. Stefano Turolla.